Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile, in particolare un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici, visto che questa puntata è dedicata soprattutto a loro. Infatti parleremo del fibroma uterino che interessa tantissime donne nella loro vita fertile. In Italia si stima che ne soffrano almeno 3 milioni di persone, 3 milioni di donne. Ma che cos'è un fibroma uterino? Quando va tolto? E che conseguenze ha l'intervento? E ancora, soprattutto, c'è la possibilità di utilizzare una tecnica meno invasiva, meno demolitiva della chirurgia? Questa tecnica è l'embolizzazione e noi proprio su questo vogliamo soffermarci grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite. Buongiorno e benvenuto nei nostri studi al professor Antonio Cotroneo. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Professor Antonio Cotroneo, direttore della radiodiagnostica Ospedale Santissima Annunziata di Chieti e capo dipartimento della radiologia, vero direttore? È vero professore? Eh sì, quando le cariche si accumulano vuol dire che ci stiamo facendo vecchi. Nonché professore ordinario di diagnostica per immagini e radioterapia Università Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara. Le chiedo subito, professore, che cos'è un fibroma uterino? Allora, il fibroma uterino è sicuramente il tumore benigno più frequente della sfera ginecologica ed è la causa principale dell'isterectomia sia nelle donne non fertili, ma ahimè anche nelle donne fertili, con tutti i danni connessi. Essendo un tumore benigno, si sviluppa sotto forma di una masserella, una tumefazione, dovuta alla degenerazione delle cellule muscolari, componente connettivale, che essendo appunto benigno non dà segni di infiltrazione né chiaramente manda in giro metastasi, quindi è una situazione istologicamente tranquilla. È conosciuto anche con i sinonimi di leomiomia o miofibroma, proprio per l'origine, dalle cellule muscolari. Certo, i fibromi uterini sono di tipi e dimensioni diverse, professore. La struttura anatomica è sempre la stessa perché derivazione dalle cellule muscolari. Molto diversa invece la morfologia, perché i fibromi si possono manifestare come nodulo singolo o multiplo, fino ad una diffusione alla maggior parte del tessuto dell'utero, in questo caso si parla di utero fibromatoso. È molto importante, come vedremo poi ai fini della selezione della terapia, anche la collocazione di queste masserelle, che come vedete nello Questa di schema che compare vicino alla mia figura, può essere di tipo endoparietale, cioè crescere all'interno della parete dell'utero, avere un'estrinsecazione sottoserosa verso il canale endometriale, oppure crescere verso l'esterno, al di sotto della sierosa, estrinsecandosi verso la cavità addominale. Questi dati sono molto importanti, come vedremo, per decidere un eventuale effetto terapeutico, atto terapeutico. Certo. Quanto sono diffusi, professore, soprattutto in quale età della donna? Allora, è frequentissimo, anche perché l'incidenza che noi abbiamo è sicuramente inferiore a quella reale. Perché? Perché una gran parte di questi fibromi sono asintomatici e quindi sono soggetti o a diagnosi occasionali oppure la donna se li porta per tutto il ciclo vitale senza sapere di averli. Comunque, statisticamente, nelle donne al di sopra dei 50 anni, quindi in menopausa, si stima che siano presenti nel 70% dei casi circa, mentre in età fertile la variabilità è tra il 20 e il 50% dei casi, Quindi quindi estremamente elevata. sì, è asintomatico, è sempre asintomatico, professore. Quanto sono pericolosi e possono incidere sulla fertilità della donna? Possono interferire con la gravidanza della donna? Allora, chiaramente essendo, abbiamo detto, la gran parte sono asintomatici, Asintomatico. quindi non danno segni di sé. Quando danno segni di sé, questi segni sono dovuti alle dimensioni, alla sede e al numero. Comunque, questi segni devono essere di entità tale da innescare poi un percorso diagnostico che ci permette di evidenziarli nella loro caratteristica morfologica più
comune. I segni più frequenti sono rappresentati dalle emorragie, le metrorragie più o meno intense e continuative. In genere, una volta che cominciano le emorragie dovute al fibroma, tendono a perseverare, tant'è che la donna spesso si rivolge al medico curante perché è un po' anemica. Poi abbiamo i segni dovuti alla compressione, cioè quando questi fibromi diventano un po' più grandi, tendono a comprimere gli organi vicini, in primo luogo il retto e la vescica, con disturbi sia dell'albo che della minzione. E poi un altro segno caratteristico è il dolore pelvico, un dolore generico che all'inizio non si capisce da dove possa derivare. Ed Questi è un dolori, dolore forte questo. da forte a fastidio, quindi quindi è un'estrema variabilità. Il problema ulteriore qual è? Che questi sono segni non specifici, nel senso che ci sono una marea, un gran numero di altre patologie ginecologiche che ne possono essere Quindi può responsabili. essere Quindi confusa con è un'altra patologia. fondamentale lo screening iniziale da parte del ginecologo, che deve individuare se è solo fibroma o se ci sono altre lesioni concomitanti, e cercare di capire se quei sintomi sono del fibroma o di quella lesione. Quindi uno screening molto importante clinico iniziale. Sono pericolosi, professore? Sì, pericolosi in maniera benigna e in maniera maligna, diciamo. Benigna perché sono una delle cause di possibile infertilità, soprattutto quando sono grossi o numerosi. Possono influenzare questa funzione femminile o per compressione delle ovaie o delle tube, oppure per distorsione del canale cervicale. Certo. In più, la presenza di fibromi, anche qui, soprattutto se grandi e multipli, può rendere difficoltosa un'eventuale gravidanza, Gravidanza. nel senso che può predisporre all'aborto, al parto prematuro, alla rottura intempestiva delle membrane, favorisce il parto cesareo, il ricorso al parto cesareo, la placenta previa, le emorragie postpartum, quindi una serie di disturbi Certo. che possono essere, insomma, estremamente gravi in alcune condizioni. Infine, c'è la possibilità, per fortuna remota, stiamo parlando di una percentuale dello 0,2-0,1%, non delle pazienti, ma di tutti i fibromi, che ci sia un passaggio alla malignità, una malignizzazione della lesione che si può trasformare in leiomiosarcoma oppure in altri tumori ad origine muscolare a malignità incerta. Dobbiamo pure dire che, oltre ad essere molto scarsa questa possibilità, non c'è ancora una certezza scientifica che Scientifica. ci sia una relazione diretta tra questo tipo di due patologie. E meno male. E beh, per fortuna, perché Senta, la diagnosi come viene fatta, professor Cotroneri? È allora, vero che molto spesso, mi sembra che l'aveva già accennato anche prima, questi fibromi molto spesso vengono accertati casualmente. sì, è verissimo. Secondo me, è anche la maggior parte dei fibromi che rimangono asintomatici, perché chi come me si porta appresso una storia di radiologia lunga nel tempo. Era frequentissimo una volta vedere nelle persone anziane, si faceva la radiografia diretta per altro motivo, queste calcificazioni tipiche nella zona del fibroma, indice proprio di invecchiamento del fibroma anche grande, che la paziente non riferiva mai di aver saputo di avere, né riferiva segni. Certo. Quindi è molto frequente. Tant'è vero che la gran parte dei fibromi vengono diagnosticati occasionalmente o nel corso di visite ginecologiche Con fatte per un'ecografia. altri motivi, oppure per diciamo, esami tacco-risonanza. La sede classica della diagnosi, però, è la visita ginecologica. Certo. Necessita questo, diciamo, approccio ginecologico di una valutazione clinica, come dicevamo prima, anche per discernere eventuali altre patologie. Patologia. Poi oggi la visita ginecologica si conclude sempre con l'approccio ecografico, che ci permette la valutazione morfologica quasi ottimale dei fibromi. Qui vediamo degli esempi, questi essendo in genere delle lesioni molto vascolarizzate, e questo, come vedremo, favorisce l'approccio dell'embolizzazione, si presentano come masse di dimensioni variabile, ipoecogene, cioè di densità inferiore a quello dell'utero sano, e l'ecografia riesce a individuare molto bene
la presenza del fibroma, le sue caratteristiche, le dimensioni, il numero e anche la sede. Qui vediamo tre esempi di tre diverse lesioni di dimensioni discrete, qualche centimetro, a localizzazione sotto sierosa, intramurale o sotto mucosa. Andiamo avanti perché abbiamo preparato invece con questa risonanza, professore. Ecco, la risonanza, dicevamo, con l'ecografia arriviamo quasi sempre ad avere tutte le informazioni, eventualmente la possiamo integrare con l'eco color Doppler per vedere, ci dice quasi sempre tutto quello che serve, però ci sono dei casi in cui è necessario o perlomeno è consigliabile andare avanti. L'esame di prima scelta è sicuramente la risonanza magnetica. Prima di dire perché, vedete, queste sono immagini molto suggestive, la risonanza permette l'acquisizione delle immagini utilizzando diverse sequenze e per ognuna delle sequenze la lesione si presenta in maniera diversa. Questo è un classico tipo di fibroma di qualche centimetro ad estrinsecazione intramurale tranquillo, e questo tranquillo ci può spiegare perché serve invece a volte la risonanza. La risonanza è indicata o quando l'ecografia sia imprecisa o ci abbia qualche dubbio anche soltanto sulle dimensioni. Magari può capitare che la donna va oggi e trova che rispetto a due mesi prima il fibroma è aumentato molto di dimensioni. Allora si passa al controllo con risonanza magnetica, che invece noi consigliamo vivamente ogni qualvolta il fibroma deve essere trattato, proprio perché c'è questa possibilità che dicevamo prima, remota, ma c'è, di malignizzazione che deve essere conosciuta, perché non possiamo trattare una malattia benigna che poi si dimostrerà non essere tale. E quindi è consigliabile la risonanza magnetica. Ecco, per esempio, questo è un'immagine di quelle che non ci piace vedere, perché è qui è un utero con due grossi fibromi, uno, quello che voi vedete alla vostra destra, purtroppo ha subito la malignizzazione ed è diventato un leiomiosarcoma. Che grandezza aveva quel fibroma? Quello era sui 5-6 centimetri. Le dimensioni del fibroma, forse prima ho dimenticato di dirlo, sono variabili da alcuni millimetri fino a diversi centimetri. Passiamo all'aspetto curativo, alla terapia. Tutti i fibromi devono essere trattati, professore, e quando possono essere semplicemente tenuti sotto controllo? La maggior parte non va trattata e va tenuta sotto controllo, perché sono i fibromi asintomatici. Qualsiasi malattia, se non dà segno di sé, bisogna conoscerla, seguirla nel tempo, ma non c'è bisogno di un trattamento clinico o chirurgico. Quindi stiamo tranquilli da quel punto di vista. E queste pazienti poi sono affidate al follow-up clinico o con ecografia, che va benissimo. Quelli che vanno trattati, quelli sono quelli che hanno una sintomatologia che comincia a preoccupare. Abbiamo visto quali sono i sintomi e a questo punto abbiamo fatto tutto il percorso per dire che il fibroma c'è, sappiamo quanti sono, sappiamo dove stanno e sappiamo che non ci sono altre malattie, quindi è la condizione ideale per decidere, certo, di trattare questo fibroma. Terapia farmacologica quando? Intanto, allora, se si può utilizzare. Allora, abbiamo, come in tutte la medicina moderna offre un'ampia gamma di possibilità. È importante che la paziente venga presa in carico da un gruppo, da un centro, chiamiamolo, da un'organizzazione che preveda tutte le possibilità terapeutiche, perché oggi queste diverse opzioni non lavorano in competizione tra di loro, ma hanno un'azione sinergica. Più cose abbiamo a disposizione, meglio le impieghiamo e meglio facciamo alla paziente. Quindi, fatta questa premessa, analizziamo le tre possibilità tecniche. Partiamo La terapia medica ha un grosso taglio di indicazione legato all'età della paziente. Perché? Perché si usano diversi farmaci, ma tutti di tipo ormonale. Quindi hanno un'azione presunta potenziale soltanto se l'utero ancora funziona. Quindi le donne fuori dalla menopausa non si giovano di questa terapia, certo, che, come abbiamo detto, si basa su farmaci ormonali che hanno una capacità di agire soprattutto sul controllo dell'emorragia, mentre sul controllo delle dimensioni è molto più
lenta e quasi, diciamo, non si dà mai per cercare di far ridurre le dimensioni, ma per controllare le emorragie. A chi si dà? Si dà innanzitutto quando si fa una diagnosi di fibroma sintomatico che sia particolarmente sanguinante, allora si dà questa terapia in attesa di fare qualcosa per vedere se magari questa terapia risolve il problema. Questo in genere succede con i fibromi più piccoli perché quelli più grossi hanno anche il problema della compressione per dimensione e quindi, come abbiamo detto, la terapia medica difficilmente è efficace. È indicata anche in fibromi già conosciuti che improvvisamente cambiano aspetto o crescono velocemente, per cui si può sospettare che sta succedendo qualcosa che non è proprio lineare e quindi in attesa poi di pianificare l'intervento. Oppure rimane l'unica terapia proponibile quando la donna decide che non vuole altro tipo di trattamento. E questa è la terapia conservativa per eccellenza. La terapia demolitiva, diciamo così, per eccellenza è la chirurgia. Sono le tecniche chirurgiche. Quando, professore? E allora, innanzitutto vediamo in che consiste. La chirurgia può essere fatta per via laparotomica, cioè open, l'addome deve essere aperto per l'atto sull'organo malato. Oggi stiamo molto più orientati verso le tecniche laparoscopiche, i chirurghi sono diventati bravissimi, per cui è una tecnica meno invasiva della chirurgia, ma sempre invasiva. E poi abbiamo una piccola nicchia di trattamento, diciamo così, chirurgico in corso di isteroscopia, solo per quei fibromi che in corso di isteroscopia si vedono, sono quelli sottocirosi molto superficiali. Il quando, praticamente ogni fibroma si può trattare per via chirurgica. Bisogna dire che nelle opzioni è prevista anche con la chirurgia l'isterectomia, che per una lesione benigna è sempre qualcosa da cercare di evitare quanto più possibile, sia perché se la donna è fertile non ha più possibilità di riprodursi, ma anche nelle persone in menopausa sappiamo che l'utero conserva la sua funzione ormonale nel tempo con una serie di disturbi, più frequente l'osteoporosi che in genere la mancanza dell'utero può provocare. Quindi a questo punto, considerando che poi la chirurgia è sicuramente una tecnica valida, ma è molto invasiva perché c'è l'atto chirurgico di per sé, quindi c'è una morbilità associata di un certo peso. E poi anche quando si faccia la miomectomia, cioè l'asportazione di parte dell'utero, insomma una parte dell'utero tende ad essere asportata. Anche la chirurgia c'ha una delle cose che negative che possono derivare dalla embolizzazione, come vedremo, cioè c'ha un ridotto tasso di gravidanza dopo che è stata effettuata. Però dicevo, il bilancio oramai va fatto quando sul piatto ci sono anche tutte le altre opzioni. Però la chirurgia può essere fatta sempre. Se la donna è d'accordo, dice voglio quella, non ci sono problemi, sarà un intervento perfetto con tutte poi le cose a essa collegate. Via di mezzo, diciamo così, è l'embolizzazione, no? Sicuramente meno invasiva, meno demolitiva. In quali casi si può applicare questa metodica, professore? In che cosa consiste la tecnica e come viene fatto l'intervento? Intanto abbiamo una diapositiva che ci fa capire come avviene l'accesso. Sì. No? Allora, mi permetta di fare una piccola premessa, perché io faccio il radiologo, ma mi sono sempre occupato attività principale di radiologia interventistica. Questa è una disciplina moderna, ma oramai datata perché sono una cinquantina d'anni che si fa. In che consiste? È una disciplina che, utilizzando la guida radiologica, intendendosi come tale la fluoroscopia, la TAC, l'ecografia, cioè si vede quello che stiamo facendo, utilizzando diversi materiali e l'approccio che può essere diretto percutaneo o attraverso il sistema vascolare, è in grado di risolvere in maniera estremamente meno invasiva situazioni cliniche le più vaste, dalle più semplici alle più complesse, con intento di radicalità o di palliazione, come avviene nei tumori,
diciamo, in situazioni, in elezioni, in urgenza, addirittura in emergenza. La cosa che Il frequentemente ci. meglio. No, è la cosa che, per esempio, frequentemente ci capita: cambia la prognosi del paziente, i politraumatizzati che arrivano con lesioni di tutti i tipi e con emorragie. Certo. A quel punto l'emorragia può inficiare la prognosi quoad vitam o non permettere la chirurgia. Quindi noi con questi sondini arriviamo nel vaso sanguinante, iniettiamo delle sostanze inerti o altri device, chiudiamo il vaso e l'emorragia guarisce. E l'embolizzazione è proprio, si basa su questo principio. Abbiamo trasferito la tecnica a livello del fibroma. E qui, diciamo, ci riallacciamo a quello che ho segnalato prima, che ho detto il fibroma è una lesione in genere ipervascolarizzata. Quindi, essendo ipervascolarizzata, si presta ad Benissimo, essere questo. chiusa con questa metodica. E la tecnica è Vogliamo semplice. vedere l'intervento, Sì, professore, possiamo vedere, così ce lo prima spiega. era, diciamo, lo schema faceva vedere, L'accesso per l'intervento capire. vediamo Vediamo il proprio video, eccolo qua. nell'atto pratico. Questa è la fase dell'anestesia locale, si inietta un farmaco anestetico sottocute per permettere di lavorare in maniera indolore, la donna non sente niente, all'inserimento di quelli che sono i sondini che usiamo per le procedure, che noi chiameremo cateteri. Sono device di dimensioni piccolissime, al di sotto dei 2 mm di diametro. Sotto guida fluoroscopica, questi device che sono radioopachi, seguendo l'anatomia vascolare, e noi sappiamo dove sta l'arteria uterina, la raggiungiamo. Facciamo una prima diagnostica, in questo caso dell'arteria ipogastrica che dà origine all'arteria uterina, vediamo se ci sono varianti anatomiche, già vediamo disegnato il fibroma. Poi in questo cateterino immettiamo un secondo catetere ancora più piccolo, al di sotto del millimetro, con il quale andiamo in maniera super selettiva nell'arteria uterina e facciamo una nuova diagnosi che conferma tutte le caratteristiche morfologiche. A questo punto abbiamo visto tutto quello che ci interessa. Il fibroma c'è, è vascolarizzato, non abbiamo circoli collaterali che possano dare origine a vascolarizzazione degli annessi che vanno rispettati, perché se noi embolizziamo l'ovaio abbiamo conseguenze gravi, e iniettiamo queste particelle. A fine procedura si sfila il cateterino e si esegue una compressione manuale di qualche minuto. Per maggiore tranquillità si può mettere una compressione meccanica per qualche altro minuto e la procedura è finita. Finito. O meglio, diciamo, per velocità abbiamo fatto vedere quello che Una avviene, sintesi. una parte, perché le arterie uterine sono due, abbiamo descritto l'embolizzazione di una, chiaramente si ripete anche sull'altro lato lo stesso tipo di Certo. manovra. Quanto dura questo Allora, intervento? mediamente tra 45 minuti e un'ora 50. bed to bed, cioè da quando la donna sale sul letto Certo. a quando ne scende. Poi ci sono i casi un po' più complessi perché l'anatomia è più varia, ma insomma, in mani esperte questi sono i Questi tempi tempi. di. Vantaggi, svantaggi di questa tecnica, professore? Allora, il primo vantaggio è assolutamente la mini-invasività. La donna torna in reparto dopo un'ora. Dopo, per precauzione anche subito, ma noi preferiamo aspettare 2 o 3 ore, può deambulare, quindi va al bagno. Dopo 2 giorni, se non Va a ci casa. sono complicanze, a volte può venire un po' di febbre, ma mediamente nel 90% dei casi, dopo 2 giorni vanno a casa le pazienti. Noi consigliamo un blando controllo delle attività, cioè evitare solo sforzi, ma Certo. se uno vuole può tornare al lavoro. Noi in genere la procedura la facciamo il giovedì in modo che il lunedì la donna sia pronta. Questi sono i vantaggi principali. Vediamo però, insomma, qualcosa che va considerato. Abbiamo detto che l'embolizzazione si fa iniettando queste particelle che per la maggior parte vanno nelle arterie che vascolarizzano il fibroma. L'intento qual è? Chiusura del vaso, ischemia, necrosi del tessuto, colliquazione e riduzione volumetrica, con associata chiaramente la ridotta e diciamo la terapia per il Certo. sanguinamento. Che succede però? Che noi non riusciamo ad essere selettivi al 100%. Alcune di queste particelle, una parte di queste particelle va nelle arterie che vascolarizzano il miometrio e quindi potenzialmente
possono alterare la funzione di questo miometrio. Questo è quello che può succedere in prospettiva. Poi, nell'immediato, l'ischemia dà dolore, molto importante. Però noi sappiamo che viene e quindi certo. Tutta la procedura viene fatta sotto copertura di anestesia certo. Con farmaci on demand. Cioè la paziente sente dolore, aumentiamo un po' la dose. Dolore non sente di meno, si diminuisce. Certo. L'ischemia acuta dura circa 6 ore, però noi per almeno 24 ore teniamo sì. Il farmaco a disposizione della paziente. In prospettiva invece è il problema della possibile indotta infertilità è da tenere in considerazione. Statisticamente è molto basso questo tipo di possibilità. Dobbiamo dire che è stato calcolato che in genere dopo l'embolizzazione del fibroma più del 60% delle pazienti ha avuto gravidanza, però si consideri che una gran parte delle donne che vengono a fare l'embolizzazione in età fertile sono donne che non vogliono certo. Poi ulteriori gravidanze. Con la chirurgia abbiamo detto che la percentuale è del 70% circa, quindi sì. Questo è il bilancio tra le due cose più importanti. Se tutto va bene, ha detto che in un paio di giorni la donna sì. Va a casa, come viene seguita? Qual è il follow-up, professore? Il follow-up è chiaramente affidato al collega ginecologo che certo. Deve verificare che non ci siano complicanze legate alla procedura nel tempo e verificare l'evoluzione dei sintomi e anche della morfologia del fibroma. Diciamo, ecco, qui per esempio vediamo un controllo che noi facciamo nelle nostre pazienti a un mese dall'embolizzazione con la risonanza magnetica. Questa è la risonanza magnetica di base, si vede un grosso fibroma intramurale in tutte le sue caratteristiche, ipervascolarizzazione, densità concreta, nessun segno di malignità. La prossima immagine ci mostra quello che succede ad un mese di distanza. Vedete, è completamente cambiato l'aspetto perché il fibroma è diventato tutto colliquasi, è diventato liquido, non è più una massa solida. Se noi facessimo i controlli a distanza vedremmo che questo comporta una riduzione di volume importantissima nel tempo. Siamo quasi in chiusura, le chiedo veramente risposte sintetiche. Sono interventi definitivi, professore, o c'è il rischio recidive? C'è un rischio di recidiva stimato nell'ordine dell'1,5-2%. Tutte le pazienti possono sottoporsi a questa tecnica? Assolutamente no, potenzialmente sì, ma il buon senso ci induce a fare una selezione delle pazienti. Quindi, pazienti con fibromi sintomatici, meglio se in menopausa o che non vogliono gravidanza, perché lì abbiamo la sicurezza che quel problema non ce l'abbiamo. Pazienti che non vogliono la chirurgia o certo. Pazienti nelle quali la chirurgia, purtroppo anche la chirurgia può avere delle recidività. Non va assolutamente fatta in presenza di una volontà assoluta di gravidanza certo. E quando ci sono delle infezioni o altre malattie neoplastiche ginecologiche o benigne ginecologiche di natura ancora da definire, quando la paziente abbia fatto a meno di 3 mesi una terapia ormonale o poi in forme morfologiche particolari, quelli peduncolati oppure quelli sotto mucosi che abbiamo detto. Grazie, grazie al professor Antonio Cotroneo, grazie per essere stato con noi e per aver dato indicazioni molto positive su questa tecnica. Quanti ne ha fatti gli interventi, professore? Beh, oramai diciamo, no, non è... È routine. È routine, esatto, ha detto bene, mentre una volta c'era un po'... Oramai, come tutte le tecniche nuove, una volta cominciamo tutti con gli occhi puntati per vedere che succede, poi diventa routine nell'ambito però di un approccio multidisciplinare. Ecco, a me se una signora mi chiede di essere sottoposta a fibroma, io dico sì signora lo possiamo fare, però lei prima deve fare tutto il passaggio, tutto il percorso con i nostri ginecologi perché le indicazioni devono coincidere con la sua volontà. E mi sembrano indicazioni assolutamente corrette. Grazie professore, grazie al professor Antonio Cotroneo per essere stato con noi, direttore della Radiodiagnostica Ospedale Santissima Annunziata di Chieti, nonché professore ordinario di diagnostica per immagini e radioterapia Università D'Annunzio
Chieti Pescara. Con lui abbiamo parlato di embolizzazione dei fibromi uterini. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Medicina Facile. Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione. Grazie a voi telespettatori. Con voi ci vediamo la prossima settimana. Naturalmente gli orari saranno gli stessi, ma tratteremo un altro argomento. Grazie e arrivederci.